Tutti noi abbiamo avuto dei problemi in famiglia. Possiamo dire che è parte integrante della nostra crescita. Alcuni di noi sono riusciti a gestire le incomprensioni con i nostri genitori nel migliore dei modi. Altri, diciamo che lo hanno trovato un po' più, diciamo, complesso. E altri, sfortunatamente, hanno visto trasformare la propria vita in qualcosa di molto più difficile. Ma in un modo o nell'altro, la maggior parte di noi, crescendo, è poi andata avanti. Ma ci sono dei casi, addirittura non connessi a dei problemi di abusi in famiglia, che hanno visto quelle incomprensioni trasformarsi in tragedia. E oggi tratteremo alcuni dei casi più famosi, seguiti dalle telecamere, delle forze dell'ordine o dai tribunali statunitensi, quando intere famiglie vengono massacrate dai figli minorenni, poi condannati al carcere a vita. Questo, ragazzi, è Bodycam Crime. Ecco a voi il caso di Sierra Helfeth e Aaron Guerrero. Siamo in Nevada, nel mondo del vizio e del gioco d'azzardo, ovvero Las Vegas. Sierra e Aaron sono due teenager di 16 e 18 anni, coinvolti in una relazione sessuale, assolutamente non accettata e molto combattuta da parte del padre di lei, Daniel Helfeth. 45 anni, che qui vediamo in una foto che, diciamo, ci fa inquadrare il tipo. È esattamente quello che io definisco un muscoloide, un vero macho, amante della palestra, del campeggio e dei viaggi. Daniel era un uomo single con due divorzi alle spalle. Il primo fu con la moglie Elizabeth, una senatrice dello stato del Nevada con cui ebbe tre bambini, Dana, Jordan e la nostra protagonista di oggi, Sierra. La vita di Daniel era molto particolare. Un uomo apparentemente tutto muscoli, ma con anche due lauree, una in musica e l'altra in economia, che si ritrovò nel 2011 arrestato dopo che la consorte, la senatrice, lo accusò di aver abusato di lei. Daniel si dichiarò colpevole di coercizione e percosse, e per questo fu condannato a scontare 6 mesi in carcere. Ma nel contempo chiese e ottenne il divorzio, portando in corte le prove che la moglie aveva da tempo un amante. In pratica, una coppia agli occhi di tutti perfetta, con potere politico e potere sociale, che riuscì a distruggere tutto in breve tempo. I due incontrarono entrambi altre persone per poi sposarsi nuovamente, ma Daniel finì per l'ennesima volta col divorziare. Nel 2020 inizia tra Daniel ed Elizabeth la guerra per l'affidamento dei figli. Guerra che Daniel portò sui social media senza farsi problemi, tanto che Elizabeth, dall'essere la senatrice più giovane mai eletta nel Nevada, divenne l'ex senatrice più giovane mai rieletta nel Nevada. Hello friends. Over here in Rhode Island checking out the scene, sporting it out. Getting a hard little bit of windy up here, but little wind up here, but it's just so great. And I hope today you remember how amazing you are. Don't forget about your gifts that God's blessed you with. Ma torniamo a Sierra e Aaron e al loro rapporto non accettato da Daniel. E accettato è un termine che calza a pennello nel caso di oggi. Ora, sappiamo che tutti abbiamo avuto delle incomprensioni, genitori, figli, e queste incomprensioni possono accadere a tutti quanti, anzi, possiamo dire che accadono molto spesso. Ma i nostri due criminali, invece di cercare di trovare una soluzione di qualche tipo con Daniel, o alla fine fare come molti loro coetanei fanno, ovvero vedersi di nascosto, hanno ritenuto che ci fosse un'unica soluzione possibile, quella dell'omicidio. O meglio, la figlia Sierra lo ha pensato ed il suo boyfriend decise che, ritenendosi un vero uomo, fosse d'uopo aiutare la propria donna. E così fu. Era il 9 aprile del 2021. La cosa però doveva essere fatta bene, almeno così era nella loro testa. Per cui i nostri, da lì a poco assassini, decisero di andare a comprare tutto il necessario al centro commerciale chiamato Home Depot. Che ovviamente, oltre ad essere ben servito di attrezzi di ogni genere, è anche ben servito di telecamere di sicurezza. E come vedete dalle immagini, cosa comprarono? Una vanga, teli di plastica, guanti, candeggina e una motosega. A questi innocentissimi, insomma, decisamente due amanti della serie TV Dexter.
Tornarono quindi a casa e aspettarono l'arrivo di Daniel. E per essere sicuri di non sbagliare, lo colpirono prima con una coltellata alle spalle. Poi, prendendolo alla sprovvista, lo tramortirono, lo infilarono in uno dei suoi sacchi a pelo, per poi finirlo con 70 coltellate. Per la precisione, 42 nella schiena e le restanti 28 su torace, collo e stomaco. E questa, ragazzi, è la parte meno macabra. Sì, perché non contenti di averlo inflitto con due affilati coltelli da campeggio per ben 70 volte, Sierra convinse Aaron ad andare a prendere finalmente la motosega, in modo tale da poter fare pezzi più piccoli e quindi più facili da trasportare. Ma la mente da serial killer di Sierra non aveva ancora finito di elaborare il suo piano. E quindi, una volta pugnalato e fatto a pezzi, decise che muovere il corpo del padre da casa sarebbe stato comunque molto pericoloso. E quindi, perché non utilizzare il camino per bruciarne i resti? Anche se sentite dire che fa sempre caldo, le case a Las Vegas hanno il camino, anche perché nel deserto la notte può fare anche molto freddo. E poi dai, i camini sono sempre belli, indipendentemente da come li usi, tipo per cuocerci le castagne invece che tuo padre. I vestiti intorno ai pezzi del padre presero subito fuoco e divampò anche un piccolo incendio, ma i due riuscirono a fermarlo prima che i vicini se ne accorgessero. Erano passati 2 giorni da quel maledetto 9 aprile e la mamma di Daniel iniziò a cercarlo con dei messaggi. Messaggi a cui rispondevano in realtà Aaron e Sierra, che decisero di godersi la loro vita all'interno della casa di Daniel, con in mano i suoi contanti, le sue carte di credito e ovviamente il suo smartphone. All'inizio dissero a tutti che Daniel era partito per una vacanza, ma alla nonna questo non bastava. E iniziò a tempestare di telefonate e messaggi, fino a quando, dopo l'ennesima scusa scritta da Sierra, ovvero che il padre era nella doccia e che poi avrebbe richiamato, la nonna divenne una furia. La nonna allora richiamò e disse a Sierra che stava per chiamare la polizia. Sierra chiuse la chiamata ed insieme ad Aaron presero l'auto del padre per abbandonarla in un parcheggio molto lontano, per simulare una sua fuga. Ma ovviamente fecero tutto questo sempre ben inquadrati dalle telecamere di sorveglianza. Nel frattempo la nonna chiamò Peggy, la padrona di casa di Daniel, che rispose che sarebbe andata a controllare qualche ora dopo perché in quel momento era fuori città. A quel punto Christine, questo è il nome della nonna, chiamò il 911. E attenzione! Inizialmente la nonna mentì durante quella telefonata, dicendo che non sapeva dove fosse la nipote. E un'altra cosa. Daniel si faceva aiutare con i suoi conti dalla mamma, che aveva quindi accesso ai movimenti bancari del figlio. E fu lì che si rese conto che qualcuno stava prelevando soldi in quei giorni. Qualcuno, ovvero Sierra e Aaron, che furono ben inquadrati dalle telecamere dei bancomat, chiamati qui negli Stati Uniti ATM. Praticamente il grande fratello del crimine hanno fatto questi. Come help you? Yeah, hi, I need a welfare check. I don't know if that's... On who are we doing a welfare check? For my son. He's been missing for 2 days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called, and there's nobody answering the phone and nobody is, there's nothing. Nobody can get a hold of him, and then his work called and they can't get a hold of him, and it's really, really, he just doesn't act like this. Okay. Does he live alone? He lives with his 16-year-old daughter who is not answering the phone. Okay. Or replying to a text. Mm-hmm. And the weird part is, I'll just tell you this, there's been ATM withdrawals at 3 different ATM. Nel frattempo, la padrona di casa, Peggy, con un suo amico, arrivarono alla casa. La porta di casa era spalancata, solo che nessuno era presente e l'auto non era nel garage. In casa c'era un fortissimo odore di carne bruciata. Entrati in salotto, trovarono una finestra rotta con i vetri esplosi per un incendio che era nato dal camino, che poi era stato in qualche modo spento. E videro del sangue dentro una bacinella di plastica vicino al camino e alla motosega. E quando entrarono nel garage, trovarono un sacco a pelo insanguinato con dentro alcune parti del corpo di Daniel. Le altre furono recuperate dentro al camino. A quel punto l'amico di Peggy prese il telefono e chiamò il 911, esclamando «C'è un corpo morto!».
911 emergency, Guerrero 16497. Do you need police, fire, or medical? I was with that body. Oh my God. 8417 Dumpy Court. 8417 Dumpy Court. Do you need police, fire, or medical? There was a fire, and we went in to investigate. The fire must be a couple days old. But there's a dead body in the garage. We just found him with the homeowner that doesn't live here. Okay, and you're in there right now? Yes. La polizia trovò la motosega ed una sega, entrambe usate per dividere il corpo dell'adorato papà, ed i due coltelli usati per pugnalare 70 volte Daniel. E se questo non bastasse, trovarono anche gli scontrini del centro commerciale, dei pranzi che si erano pagati i due ragazzi e i vari prelievi al bancomat. E indovinate un po', li beccarono. Anche perché altrimenti non saremmo qui a parlarne. Li individuarono il 13 aprile, ripresi sempre dalle telecamere di sicurezza. Quei due sembrava quasi che non potessero stare da nessuna parte insieme, a meno che non ci fosse almeno una telecamera di sicurezza ad inquadrarli. Furono trovati a ben 400 km di distanza, in Utah. Li seguirono fino a trovarli su un autobus. Nel frattempo, l'auto abbandonata di Daniel, rubata dai ragazzi per depistare, venne ritrovata. Un video fu trovato nello smartphone di Sierra, dove i due abbracciati in pratica si divertivano a confessare il delitto. Un video che avevano tra l'altro caricato sul loro canale YouTube, quindi era pubblico, dove Aaron affermava che quello era il terzo giorno da quando avevano ucciso qualcuno. La reazione di Sierra è incredibile considerando che stavano parlando di suo padre. Welcome back to our YouTube channel. After day murdering, three. Day three after murdering somebody. Wow! Don't put that on camera. It was worth it. And we had a lot today. Mm-hmm. Day three after murdering somebody. Wow! Yeah. So yeah. Una volta arrestati, i due vennero portati di fronte al giudice e alla faccia di tutte le prove a disposizione, i due si dichiararono non colpevoli, come potete vedere nel video di quel giorno, registrato dagli ufficiali della contea. Do you understand the nine charges that you're facing in the indictment? Yes. Guilty or not guilty? Not guilty. Not guilty. Arrivato il processo, Sierra decise di scrivere alla corte una lettera dove dipingeva suo padre Daniel come un molestatore pedo che gli aveva reso la vita un inferno, tanto da doversi difendere, uccidendolo. Situazione che avrebbe spiegato molto di quanto accaduto, ma il procuratore utilizzò il video di Sierra e Aaron dove ridendo confessano il delitto, tutti divertiti. Le dichiarazioni di Sierra non furono tenute in considerazione e quindi ritenute non attendibili. E alla fine ci fu la sentenza. The sentence that was agreed upon by the parties. Ms. Halsted, in accordance with the laws of the state of Nevada, you're going to be adjudicated guilty on count one, conspiracy to commit murder. Count two, first degree murder with use of a deadly weapon. Count three, first degree arson. Count four, fraudulent use of a credit or a debit card. Count five, fraudulent use of a credit or a debit card. Count six, fraudulent use of a credit or a debit card. Count seven, fraudulent use of a credit or a debit card. Count eight, conspiracy to commit robbery. And count nine, robbery with use of a deadly weapon. In addition to the $25 administrative assessment fee, the $150 DNA testing fee, the $3 DNA assessment fee, you're going to be ordered to pay $2,125 in extradition fees. You're also going to be ordered to pay $5,000 in restitution to victims of crime, and that'll be done jointly and severally with the codependent. On count one, you're going to be sentenced to 48 to 120 months in the Nevada Department of Corrections. On count two, you're going to be sentenced to life in the Nevada Department of Corrections with the possibility of parole after 20 years has been served, plus the consecutive 24 or 60 months in the Nevada Department of Corrections. Happy Valentine's Day. Oh, happy Valentine's Day. Hey, Jordan, happy Valentine's Day. Jordan, happy Valentine's Day. Hi, Dad. Valentine's Day. Dad, that's... Yeah. Valentine's Day starts... No, but I want you to... Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. And I got a hot for Valentine's Day. Hey, Jordan, happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Yeah, yeah. Getting Jordan? No, which one is it? Is it that one or is it that one?
That's the one you like, Sierra? Hey, Bebs. Bebs, is that the one you like? Dana, is that the one you like? Hey, let me see your fashionista. My baby, hey, it's heel. Which one's that one? Philadelphia spring roll. Yummy. Hungry fella? There you go. I ate this before and it tastes... There? Which one do you wish was there? The eel? Yeah, the eel's my favorite. The eel's your favorite one? Oh, where'd the eel go, Sierra? Hey, Sierra, where's the eel? Jordan, do you know where the eel went? Yes, sweetheart. That one, you like it? What's your favorite part about that one, Sierra? The avocado? No. Which one? Not the grass. It's easy. You don't like to eat the grass in there? Yeah, it's spicy. Spicy? I do. But it's spicy. Let's eat it. Delicious. They're fancy. Say they like your scarf? They like a little fashion, huh? They liked it? On count two, you're going to be sentenced to life in the Nevada Department of Correction with the possibility of parole after 20 years has been served, plus the consecutive 24 or 60 months in the Nevada Department. Deserves it. Brad's family deserves it. Your wife deserves it. Your kids deserve it. Brad doesn't want me to leave my wife for a while. I love my wife and kids to death. You love Brad too. I do. What happened after you grabbed him? I pushed him. Okay. And what happened? I saw. Told me to get on the ground, and I was trying to go on the ground. Let me get on the ground, so I'm trying to get on the ground. You don't have to push my ass. Seriously. Seriously? I can do it on my own, dumb. No, I didn't know that. I wonder if I can be an undercover agent. Oop, a really long one. Red means you can't hear me. Green, you can. Gavin and Ellie are to be released to me. Now here's the thing. I know the cops' twisted little pathetic rule game. And actually, sometimes I like to think that I invented the rule book. Camera off.